Bella sì, oggi è arrivato il pacco, finalmente si comincia il lavoro, quello dure. Allora, come puoi notare là di dietro, mo è chiuso, mo vi sposto il pezzetto, ho levato le fodere. La fodera che ovviamente non c'era niente, era solo plastica, solo plasticaccia, perciò ho portato il furgone a grezzo. Ho comprato un po' di insonorizzante, adesso andiamo a vedere perché non è tanto, mi sembra so 2 metri quadri, però costa una cifra, perciò ho detto, sai che c'è, io ne piglio intanto un pezzetto, lo montiamo, vediamo che effetto fa, anche perché poi andremo a fare in un secondo momento poi anche la coimbettazione e la fodera, perciò intanto è per fare un pezzettino, uno step alla volta, rendere il mezzo sempre comunque funzionale perché nel frattempo lo dobbiamo usare. Allora, ieri mi sono staccato queste due plastichette che sono rimaste. E gli ho dato una mezza pulitina, ora andiamo a fare due tagli e cominciamo a applicare. Siccome non è tanta, mi è stato consigliato di fare delle toppe. Di certo non serve che la metti dappertutto, basta che la metti un po' a centrale che te leva quel fatto di quel sonno vuoto quando pure prendi le buche e fa ton ton ton, hai capito, no? Insomma, ma hai capito che gira col furgone, poi avrai sentito. Allora, intanto andiamo a finire da mettere tutto quanto questo per bene, ripulimo il tutto. Ho accorciato pure, faccio vedere pure che altro ho fatto. Ho accorciato anche questa panca, che adesso così arriva para quando scende il letto, in modo e maniera che ho fatto più spazio per poter mettere il mobiletto qua, perché i nuovi due mobili messi uno di qua e uno di là non mi piacevano. Invece così adesso i mobili vanno tutti e due là, mobile, cucina e lavandino. E c'ho lo spazio giusto per potermi muovere. Allora all'opera va. Ma tutta sta scatola, la vaffanculo, va. Tutta sta scatola grossa, facci quanto pesa per metterci solo questo. Cioè, la scatola grossa qua a maniera per metterci questo. Boh. Vabbè. Andiamo a vedere un attimo, apriamo, pesa un casino, pesa, eh? Vediamo un po'. Allora, questo è, vabbè, tanti lo conosceranno, comunque è adesivo. Devi pulire bene. Eccolo qua. Qui cambiano pure i spessori. Ce ne sono alcuni che sono un po' più spessi, ovviamente fanno, sonorizzano di più, però costano pure di più. Eccolo qua, c'ha la sua cosa adesiva. Vabbè, cominciamo l'installazione. Ma se puzza. Posizionarlo all'interno. Lavoro suo. Mettiamo un altro pezzetto qua più avanti. Grazie.
lasciamo sti spazietti che tanto la vibrazione ce la smorza comunque. Poi dopo qui ci andrà messo o la lana di roccia o quell'altro materiale coimbettante e vado a chiudere perciò. L'insonorizzazione, il foro assorbente, come volevo chiamare, l'ho montato. Queste parti che ho lasciato così non dovrebbero dargli problemi. Qualcuno mi ha detto o devi mettere bene, qualcuno mi ha detto basta che gli fai una toppa che ferma la vibrazione della lamiera. E perciò io penso che così va bene, anche perché se la mettiamo per tutti i rigagnoletti messa per bene non mi basta per farci niente, perché costa parecchio e non sviluppa tanto. Allora adesso l'intento era doverci fare le due fiancatelle qua, che con tanto con i passaroda ce ne va pochissimo. Sperando che me resta, vorrei mettere qualcosa sul tetto. Poi in base a quanto me ne resta vedremo da prendere l'altro. Ovviamente tanto qui dentro poi ci andrò a mettere, sicuramente ci andrò a mettere la lana di roccia che mi hanno consigliato. E poi chiudo, perciò dopo comunque dopo coimbetta, dopo. Vabbè, fa un cazzo oggi, sì. Allora, famo una prova, eh. E qui non c'è niente. Andiamo a vedere qua, eh. Vabbè, mo finisco con gli altri due pezzetti. Bella sì. Grazie.
Allora, qualche giorno penso che potremo andare così. Dovrò ordinare un altro pezzo per fare di dietro, perché di dietro mi manca. Fare i due sportelli laterali, cioè in fondo e lo sportello laterale. Una volta riordinato, tanto mi servirà, ci faccio anche i due sportelli della cabina. E poi non è detto che ci andrò a insonorizzare pure la cabina dentro. Vediamo un po', perché costa tanto il materiale, perciò devo fare un pezzettino alla volta. Allora, finito lavoretto, finito. Allora, cucinetta messa lì così. Divanetto dall'altra parte, risoluzione. Questo, quando lo tiriamo avanti, viene paro paro lì al mobile. Lì c'è un pezzettino che si tira su come appoggio per piano cottura. Allora, l'idea è che più o meno questo dovrebbe rimanere così. Ci avevo un bello spazio qua davanti per potersi muovere. Poi nei prossimi step andrò a rifare le panche, perché non mi piacciono come sono fatte. Le devo fare che si aprono, che ci si ponga una la roba dentro. Rifodereremo bene pure i passaroti e andremo a chiudere. Vabbè, uno step alla volta. Intanto così, secondo me, il risultato c'è sta, mi piace, è carino e confortevole. Qua purtroppo ci sono riuscito a fare solo di sopra, solo qua. Vabbè, poi ordineremo l'altra. Hold, hold America. Prossimo step pure qua, eh. Tagliamo, famo tascone grosso, foderamo tutto e famo una tasca per mettere le cose. Se il video ti è piaciuto, metti un like, metti un commento sotto e ci becchiamo al prossimo video. Bella, sì!